Onorevole Toninelli, io vengo subito da lei, Movimento 5 Stelle, intanto per chiederle conto della protesta che è in corso. Dovrebbe arrivare peraltro anche Beppe Grillo, poi entriamo ancora meglio nei dettagli di questa legge. Voi avete criticato indubbiamente non solamente il metodo ma anche il merito, tanto da chiedere a Mattarella, al Presidente della Repubblica, di non firmarla. Ma innanzitutto questa non è una protesta, perché mi pare che protesta significa manifestazione negativa, ma è una manifestazione popolare organizzata dal Movimento 5 Stelle, ma piena di normali cittadini che stanno alzando la testa contro i soprusi di una classe politica che si è chiusa nel palazzo. La domanda che faccio è: ma i vari Renzi, Berlusconi, Salvini, Alfano, Verdini, quando si sono presentati ai loro elettori, avevano detto loro che avrebbero fatto una legge elettorale senza preferenze? No, Renzi nel suo programma del 2013 come candidato premier, sa che cosa diceva? Che ci vuole una legge elettorale dove tutti, diceva e sottolineo tutti, i candidati devono essere scelti dagli elettori. Qua non solo non ci sono le preferenze, ci sono le pluricandidature, ci sono le ammucchiate di partito per convenienza, ed è una roba abominevole. Quindi è una totale contraddizione. Quindi quella gente qua cosa che ha fatto? Si è riunita a palazzo, lui all'ultimo piano dei loro palazzi, e hanno detto: è la legge che dovrebbe convenirci di più, che dovrebbe svantaggiare di più i 5 Stelle, non fa bene i cittadini, ma chi se ne frega, andranno a votare in pochi, ma chi se ne frega, l'importante è che votino noi. Quindi questo la fanno forzando le regole, ma mettere la fiducia è una bella parola, ma io la fiducia non, i cittadini non la possono dare a chi fa cose opposte alle promesse elettorali per cui è entrato in Parlamento. Porre la fiducia in Parlamento significa zittire il Parlamento, ma principalmente zittire i stessi esponenti del partito che ha proposto la legge. Perché quando metti la fiducia, perché c'è il voto segreto? Ho sentito prima l'esponente del PD. Ma di cosa stiamo parlando? Col voto segreto avete salvato fior di delinquenti nel voto segreto che i magistrati vi volevano mandare in galera, e adesso avete paura del voto segreto sulla legge elettorale. Ma di che cosa stiamo parlando? La democrazia doveva passare dal Parlamento, che è la rappresentazione massima della sovranità popolare, ma siccome il Partito Democratico, Forza Italia, la Lega avevano paura dei loro stessi, perché hanno la maggioranza, seppur incostituzionale, e se tu poni la fiducia, significa perché hai paura dei voti segreti, ma chi vuole che voti contro le indicazioni del partito nel voto segreto? Gli stessi dei partiti che propongono la legge. Quindi una legge fatta in stile Mussolini, perché l'ha posta solo lui praticamente, se non poi nella legge nel 1953, e perché avevano paura dei loro stessi. Io li invito a venite nelle piazze, ascoltate i sentimenti, le emozioni della gente, andate a parlare con loro, uscite da quel palazzo, ma soprattutto non pensate che questa legge elettorale faccia male al Movimento 5 Stelle, perché la nostra campagna elettorale è già chiara: chiunque ha Aspetti che votato, ci presentato e arriviamo alla votato questa campagna legge è elettorale, onorevole Toninelli. Quello è invotabile. un passo ulteriore. Intanto vediamo diverse persone accanto a lei, appunto, con una benda sugli occhi, perché quello era un po' l'invito, l'ha fatto anche Vito Crimi. Immaginiamo che se la metta anche lei, perché appunto alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dicevo Vito Crimi, hanno votato bendati. Torno da lei fra un attimo per Se mi permette capire. una spiegazione, dottoressa, molto veloce. Dica. Il significato della benda, glielo dico molto velocemente. Mettere la benda significa che se dovesse passare questa legge completamente antidemocratica e incostituzionale, il cittadino, la signora Giovanna, il signor Mario, quando andranno al seggio sotto casa a votare, loro penseranno di tenere in mano la matita e di metterla X dove vogliono. In realtà stanno votando completamente bendati, perché tu voti un nome, voti il candidato che ti piace, Mario Rossi, che ti rappresenta, ma non sai che il tuo voto, la tua X, sta eleggendo il nominato di un partito diverso dal nome, dalla persona che tu avevi scelto. Quindi è un voto che non è personale. Qua vado anche costituzionalità, perché tu metti la X lì e voti qualcuno là, ed è una roba, ma l'hanno detto tutti, i costituzionalisti l'hanno detto tutti, serviva il voto disgiunto, cioè con una X voto una persona e con l'altra X voto un simbolo, un partito. E chi dice che questo è come il Mattarellum ribaltato? Dice una bugia colossale. Nel Mattarellum c'erano due schede, Aspetti che adesso collegio lo spieghiamo ai uninominale, nostri persona. telespettatori. Esatto. Senatori che passano sotto la presidenza del Senato e fanno il gesto Oh, dell'ombrello, ecco, mi faccia sentire vuol dire che esatto. considerano le istituzioni
una cosa dove fare spettacoli circensi. Nelle istituzioni non si fanno spettacoli circensi. Si sente di stigmatizzare quel gesto? Esatto, lei onorevole Toninelli, partiamo da Conda per favore alla domanda del direttore di Libero. Finalmente, i gesti sono a titolo personale, ne risponde chi li fa. A me non me ne frega nulla di un gesto dell'ombrello quando è calpestato, ma io non l'avrei fatto, ma è a titolo personale. A me non me ne frega nulla di un gesto dell'ombrello. Qua c'è in ballo la dignità di una democrazia e le bugie, le stupidaggini che ho appena sentito sono apocalittiche, ma con calma, siccome ho visto che i suoi interventi sono stati lunghi, mi permetto di andare dall'inizio. Il direttore di Libero si è permesso di esprimere... Eccoci. Accidenti, è caduto il microfono adesso. Lo teniamo qua. Allora, il direttore di Libero si è permesso di affermare che il partito, che la Lega ha fatto con molti meno deputati più opposizione, tengo, più opposizione del movimento. Guarda, veramente una bella battuta, ma io vorrei che il direttore di un giornale, i giornalisti in generale, la smettessero di dire opinioni. Se lei dice una cosa del genere, tiri fuori i fatti. Il Movimento 5 Stelle ha affermato una riforma costituzionale che era ridicola, scritta con i piedi, che avrebbe accentrato il potere nelle mani dello Stato. Ecco qua, e l'abbiamo abbattuta e l'abbiamo fermata noi, principalmente il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha abbattuto l'Italicum, le due riforme principali di Renzi e del Partito Democratico, e questo è dire che il Movimento 5 Stelle non ha fatto niente, ha fatto di più la Lega. Lo dico io cosa ha fatto la Lega. La Lega ha votato contro l'abolizione dei vitalizi. Ripeto, la Lega ha votato contro l'abolizione dei vitalizi e sta votando la fiducia ad una legge, e non venite a dirmi che se non entrano in aula non stanno votando la fiducia, perché sta approvando e votando una legge che porterà all'alleanza tra Renzi e Berlusconi, che salva il cosiddetto Verdini, perché hanno fatto un emendamento salva Verdini che permette a Verdini di candidarsi in Sud America, dove gli italiani non lo vedranno. La Lega, che lei è direttore di Libero, sta dicendo che ha fatto più opposizione, quindi io le dico i fatti, non dico opinioni. Per quanto riguarda invece l'esponente del PD, io non lo so, riassumerei tutto con un ridicolo, ma signori miei, se vai a votare il candidato al collegio uninominale, io vorrei votare il nome e un cognome, non mi può imporre la signora Giovanna, che vota quella persona, di votare e trasferire contemporaneamente il mio voto su 8, 10 o 12 liste politiche diverse, in cui uno è pro euro, uno è contro l'euro, cioè la Lega e Forza Italia. Quindi la signora Maria magari è pro euro e vota il candidato uninominale pro euro, ma sta contemporaneamente votando un partito che ha un programma contro l'euro. Quindi noi siamo l'unica forza politica che ha un simbolo, un capo politico, un programma, un'idea di paese. Se votate noi sapete cosa andate incontro. Se votate gli altri, state votando una mucchiata per convenienza. Grillo sta per arrivare più o meno intorno alle 17, sembra. Ah, ok. Direttore. Comunque verrà, ci sarà anche Beppe oggi. Direttore Senaldi. Sì, io dico semplicemente questo, l'introduzione del suo discorso, no, quando ha detto io non, mi piacerebbe che i giornalisti non esprimessero giudizi, lo capisco bene e mi sembra un po' che racchiuda un po' la filosofia del movimento, ma comunque io volevo dire solo su questo, sulle preferenze, io ho un ricordo, a Genova gli elettori grillini avevano espresso la loro preferenza e sono stati ignorati. Quindi anche questo è un motivo, secondo me, piuttosto indicativo, è una cosa pesante. Le preferenze vanno bene quando vanno bene, ma non sempre, perché poi quando le preferenze a Genova vanno contro i desiderata del leader del movimento, le preferenze sono un option. Se posso, molto velocemente. Sì, sì. Allora, io capisco che tanto si possano Parrini, prendere i pochi... Nei confronti del pubblico l'onorevole Parrini resta ancora un po' con noi, arriverà anche un esponente di MDP. Prego Toninelli, concluda. Sì, volevo semplicemente, io capisco che si debba arrampicare sugli specchi e andare sempre a tirar fuori la tiritera di Genova all'intervento. Io rispondo con dei dati matematici. 2.500 sono i cittadini portavoce del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni, dal Consiglio Municipale al Parlamento Europeo.
un caso, è successo un caso, signori miei, anche il Movimento 5 Stelle sbaglia, ma uno su 2005 è molto diverso di un Parlamento di nominati dal Partito Democratico, di nominati di Forza Italia, di nominati della Lega, che approva una legge di ipernominati e in cui la X della signora Giovanna che va a votare viene spalmata non in base alla volontà della signora Giovanna, ma in base alla volontà dei partiti. Prima ho sentito parlare di in Germania, in Spagna, ma di cosa stiamo parlando? Non c'è nessun paese al mondo, ma neanche l'Uganda e la Corea del Nord, in cui voti una persona e contemporaneamente voti una mucchiata di partiti con capi politici diversi, programmi diversi. Ma stiamo scherzando? Ma qua non è un'opinione politica, qua sono dei dati. Io non posso accettare che ci siano liste finte, civetta, si possono fare perché c'è lo sbarramento dell'1%, che si coalizzino, ma noi abbiamo chiesto, ci sono le coalizioni, ma fatele, tanto non ci fate del male, ma abbiate la dignità nel Mattarellum, nel Porcellum, le coalizioni avevano un programma e un capo politico, almeno la dignità minima, invece non ce l'avete neanche. Allora, intanto 10 io devo ammucchiate, dire, 10 partiti ammucchiati con 10 capi politici e 10 programmi diversi, per estorcere il voto, perché ognuno mette la X lì. Che Giorgio Napolitano non ha votato la fiducia nella prima e nella seconda chiama, solamente tra i senatori a vita, Napolitano presidente emerito e senatore a vita, appunto, solamente Carlo Rubbia ha votato e ha votato appunto sì, quindi Napolitano ha fatto la propria scelta. Chiedo un commento finale a Parrini su questo e poi devo chiudere per andare pubblica. Io però vorrei... Stato lei appunto resterà sì, ancora un però po'. Però mi corre l'obbligo di far notare ai telespettatori sì. come... ci sia il totale rifiuto di fare una discussione di merito. Negli ultimi 5 minuti ho sentito l'onorevole Toninelli dare dello stupido e del ridicolo al sottoscritto, evidentemente perché non sa che cos'altro dire se non bugie. Dire che i giornalisti non devono esprimere opinioni, quando in democrazia i giornalisti devono appunto esprimere opinioni, devono raccontare i fatti, Parrini. I giornalisti devono raccontare anche quando non sono gradite i fatti al Movimento e dopo il giudizio delle persone ci sarà. Altro che opinioni, devono raccontare i fatti e le opinioni se le fanno i lettori, non le opinioni dei giornalisti. Ma stiamo scherzando. Ma lei è un cretino, guardi, il fatto che Toninelli continua a cercare di non farmi parlare. Un attimo, Toninelli, lei ha parlato tranquillo.